Comandante, 2 anni intensi al timone del combattimento marittimo di Porto Empedocle. Sì, due anni meravigliosi, 2 anni passati velocemente, evidentemente perché c'è stato l'entusiasmo che mi ha accompagnato dall'inizio alla fine in questa splendida avventura. Me li ha fatti passare forse un po' troppo velocemente. 2 anni meravigliosi, ricchi di soddisfazioni, soddisfazioni professionali assolutamente, tante in tutti gli ambiti di competenza, e soddisfazioni personali perché ho conosciuto un territorio dal quale mi aspettavo sicuramente tanto, ma non così tanto, dal punto di vista umano, dal punto di vista della vicinanza delle istituzioni, ma anche delle persone comuni. Quindi tanto, un territorio che mi ha dato tanto e che porterò con me nel cuore per sempre, in tutte le future destinazioni. Sono tante le attività svolte, qual è quella che porto nel cuore? Ma sicuramente le attività fatte, espletate a tutela dell'ambiente, una grossa attività condotta per alcuni mesi ci ha consentito di rilevare un deposito abusivo sul demanio marittimo di grande quantità, di grande estensione, sulla quale alcuni soggetti operavano una vera e propria gestione illecita di rifiuti, e quindi grazie anche alla Procura della Repubblica, al coordinamento della Procura della Repubblica, siamo riusciti a interrompere un traffico illecito finalizzato al riciclaggio, alla gestione e alla movimentazione illecita di rifiuti. Cambio al comando del combattimento marittimo di Porto Empedocle, credo uno dei più importanti della sua giurisdizione, alla direzione marittima di Palermo. Senz'altro, non solo uno dei più importanti, anche uno dei più impegnativi. È uno dei compartimenti marittimi, fra l'altro, che ha alle dipendenze 3 uffici circondariali marittimi, Lampedusa, Licata e Sciacca. E basta già parlare l'impegno che viene profuso e che viene investito anche in termini, diciamo, di uomini su Lampedusa, per i notori soccorsi che vengono effettuati quotidianamente in relazione anche ai flussi migratori. Ha avuto parole di elogio per il comandante Serafino? Senz'altro, perché effettivamente in questi 2 anni, che sono stati 2 anni intensissimi, in cui i contatti con la direzione marittima sono stati quasi continui e quasi quotidiani, veramente ha lavorato con molta determinazione. E quando uno usa anche, diciamo, dei termini con spirito di sacrificio, non sono parole, diciamo, non sono frasi retoriche, ma bensì sono molto molto sentite. Uno stimolo in più allora per il comandante Vendriglia? Senz'altro uno stimolo in più, come effettivamente durante la mia allocuzione ho augurato che sicuramente opererà sul solco già tracciato dal comandante Serafino, ovviamente con maggiori, io ritengo, anche risultati professionali e personali.